un futuro più vicino, perché 5 anni in un mondo che corre alla velocità della luce sono veramente pochi. Sono state dette molte cose su questa associazione e gran parte delle reazioni è stata veramente incoraggiante. Dal territorio, da tutta l'Italia, soprattutto attraverso internet, è arrivato il segno di un grande interesse di un progetto come questo, un progetto che ha avuto successo presso la società civile. Chi ha idee per il paese e disponibilità civile a farsene carico non può rinunciare a farle emergere con gli strumenti di un sano, corretto e fattivo confronto pubblico. Un luogo di idee e di proposte che ha un'unica, trasparente, ufficiale, dichiarata missione: far emergere le molte capacità di cui è straricco fortunatamente il nostro paese per coinvolgerle nell'elaborazione di un progetto sul futuro dell'Italia. Noi dobbiamo mettere in campo politiche che smuovano la centralità del welfare sul maschio adulto e portino la centralità del welfare alla persona. E ci troviamo oggi, ancora oggi, soprattutto in questa fase di uscita dalla crisi, l'altro aspetto e l'altra faccia della stessa medaglia, un fisco, un sistema fiscale che soprattutto sul mondo della produzione, sul sistema economico possiamo raccontare così: 3 caratteristiche principali, 1/4 del nostro PIL in nero, le più alte tasse sul lavoro e sulle imprese che ci siano in Europa e le più basse tasse sulle rendite finanziarie che ci siano in Europa. Benvenuto, posso dire così, nel senso che la notevole intenzione di Italia Futura, parlo come presidente della Camera in questo momento, semmai come collega con Italia Futura, fare futuro, petrolio, ho in mente soltanto un paese in cui se si conviene da destra, dal centro, da sinistra, Confindustria, sindacati, università, in un altro paese più europeo del nostro, questo altro trasversalismo che è un fatto positivo viene valorizzato. Da noi viene considerato come dimostrazione che è in atto chissà quale manovra per tradire che cosa. Se da parte di tutti coloro che hanno occhio per vedere la necessità di intervenire, smettiamola di dire lo faremo in futuro. Cerchiamo di farlo oggi. Se lo facciamo oggi, forse il futuro è un po' più vicino a quel che vogliamo. Se non lo facciamo neanche oggi, il futuro ci arriva dentro casa e non avremo contribuito minimamente a costruirlo. Lo vivremo. Magari con un po' di osservazione, un po' di rimpianto, perché poteva essere. Sono contento di questa iniziativa che mi sembra interessante, di un'associazione seria. Professore, a presto. Arrivederci. Va bene? Grazie. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Grazie. Pronto?